violazioni di legge, illegittimità costituzionali, di leggi nazionali e regionali, abusi, omissioni e comunque più in generale violazioni. Ci sarebbe tutto questo negli atti con cui il Consiglio regionale calabrese ed il suo presidente Franco Talarico hanno destituito il vecchio Corecom e nominato un nuovo direttivo. A sostenerlo è Silvia Gulisano, che del Corecom destituito era presidente e che poi è stata esclusa dalle nuove nomine. L'avvocato di Lamezia Terme però non ci sta e, assistita dal collega amministrativista Giuseppe D'Ippolito, ha presentato ben due ricorsi al TAR. Il vecchio direttivo ha lavorato bene, ricorda l'avvocato Gulisano. Tra l'altro, ha risolto ben 5.134 istanze di conciliazione, ha portato la Calabria nel coordinamento nazionale del Corecom, di cui è tuttora presidente, e ha chiuso la vertenza che ha imposto alle compagnie telefoniche di risarcire oltre 1 milione di euro agli utenti della regione. Eppure la politica ha azzerato quel Corecom, ma con un atto illegittimo, ha spiegato l'avvocato D'Ippolito, e addirittura contrario alla Costituzione perché non rispetta il principio di imparzialità della pubblica amministrazione. Alla base del provvedimento di decadenza, il provvedimento amministrativo di decadenza approvato dal Consiglio regionale, rispetto al quale io ho già presentato un rituale ricorso, vi è la motivazione che il precedente comitato è stato nominato dal Presidente del Consiglio senza la componente della minoranza. Insomma, un organo di vigilanza decapitato solo perché sarebbero mutati gli equilibri politici in Consiglio regionale e ricostituito solo per dare più visibilità a qualche partito. Addirittura, i componenti del nuovo Corecom nominati formalmente da Talarico lo scorso 30 dicembre, invece sarebbero stati indicati direttamente dai capigruppo. È grottesco pensare di considerare e di ridurre il Corecom ad una segreteria politico-partitica. Il Corecom è un organismo di garanzia che deve agire con imparzialità. E secondo la Gulisano c'è un ulteriore giallo, perché uno dei tre componenti attuali, Paolo Posteraro, non risulta negli elenchi delle candidature regolarmente presentate alla Regione Calabria. Come ha fatto dunque la partitocrazia, chiede la Gulisano, ad individuarlo a Roma e portarlo a Reggio Calabria? Di qui il ricorso, motivato anche da una precedente sentenza del TAR Campania e del Consiglio di Stato, che hanno giudicato un caso analogo verificatosi in quella regione.